Un saluto, amici della rete. Vediamo oggi un breve tutorial su Fusion 360. Voglio farvi vedere come poter importare all'interno di Fusion 360 un'immagine bitmap, preferibilmente in bianco e nero, tipo un logo, per poterlo poi utilizzare all'interno di Fusion 360, per esempio estrudendolo. Prima di vedere questo, se non vi siete ancora iscritti, cliccate sul pulsante iscriviti, attivate la campanellina per poter essere sempre aggiornati sui miei nuovi video. E ora andiamo a vedere come poter utilizzare un'immagine bitmap all'interno di Fusion 360. All'interno di Fusion 360 non è possibile usare direttamente un file bitmap tipo PNG o GIF per operare come se fosse un file vettoriale. Quindi, come prima cosa, bisogna trasformare il nostro file, la nostra immagine, il nostro logo in un file vettoriale. Per fare questo usiamo un programma esterno. Io vi propongo Inkscape. Inkscape è un programma di grafica open source, quindi lo trovate disponibile per Linux, per Windows e per Mac. Vi metto poi sotto, nella descrizione del video l'URL, l'indirizzo per scaricare questo programma gratuito. Apriamo dunque Inkscape, importiamo il nostro file grafico, il nostro logo, quello che sia, direttamente aprendolo tramite file open. In queste impostazioni vanno benissimo. Ed eccolo qui. Adesso dobbiamo convertire questo file in formato vettoriale. Per ora vi faccio solo notare queste lieve imperfezioni sulla scritta doc, che poi vedremo che il programma ce lo automaticamente risolve, per cui anche questo ci aiuta nel avere poi un file vettoriale molto pulito, grazie a Inkscape. Allora, per convertire questo file in formato vettoriale, andiamo su Path, Trace Bitmap. Si apre una nuova finestra, come potete vedere. Selezioniamo l'immagine che abbiamo dietro. Qui abbiamo diverse opzioni per decidere come fare la creazione del percorso dell'immagine vettoriale. Possiamo invertire l'immagine. Se vogliamo, possiamo rendere, questo sarà l'impostazione smooth, più morbido il passaggio tra il nero e il bianco. E importante questo remove background che ci permetterà, grazie a questa impostazione, se noi la deselezioniamo, avremo due livelli, due layer, uno l'immagine originale e una l'immagine sovrapposta vettoriale. Invece, con questo flag impostato, andiamo a dirgli semplicemente di sostituire all'immagine bitmap che abbiamo l'immagine vettoriale, che è quella che ci serve. Premiamo OK ed ecco che vedete come è diventato più morbido il passaggio, più smooth il passaggio fra il bianco e il nero, e questa è la nostra immagine vettoriale che andiamo a salvare con il formato SVG, quindi Inkscape SVG, e lo salviamo sul nostro hard disk. A questo punto possiamo tornare in Fusion 360, andiamo in Insert, Insert SVG, gli diciamo che lo vogliamo prendere dal nostro computer, selezioniamo il file che abbiamo precedentemente salvato. Andiamo a selezionare il piano su cui vogliamo inserire, l'immagine, che ovviamente è bidimensionale, quindi ci chiederà un piano. Possiamo spostarcela dove vogliamo. Quando siamo d'accordo sulla posizione, quando siamo pronti, premiamo OK. Ed ecco qui, come vedete, tutte linee chiuse, quindi verde e piene. Chiudiamo quindi lo sketch. E siamo pronti per estrudere, quindi premiamo OE oppure il pulsante sopra e selezioniamo i vari elementi della nostra bitmap, che ormai bitmap più non è, del nostro logo, che vogliamo, estrudere.
la B, no, voglio quella dentro però, voglio, ok, due pallini, selezioniamo anche questi pallini esterni per avere in modo tutto quanto. Una volta che siamo quindi soddisfatti della selezione degli elementi da estrudere, freccetta in su, oppure selezioniamo la dimensione, l'altezza dell'estrusione, e quando siamo pronti premiamo ok. Ed ecco qui il nostro logo in formato 3D. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e sia stato chiaro. Un saluto, amici della rete.